Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Buzz e oggi mi trovo per la prima volta sul canale di Noi Malati di Foot. Sembra un po' strano non fare video sul mio canale perché, per chi non lo sapesse, anch'io ho un canale YouTube, si chiama Buzz, come me, e ho anche una pagina Facebook ovviamente, dalle quali vi invito a passare. Prima di iniziare il video vero e proprio vi invito a passare ovviamente dalla pagina Facebook di Noi Malati di Foot e ad iscrivervi al canale di Noi Malati di Foot. Allora, quest'oggi che cosa farò io? La mia presenza ovviamente vi è nuova, come vi sarà nuova la serie che andremo ad iniziare. Una serie molto interessante che è venuta in mente a me e a Andy, il capobastone tra virgolette di Noi Malati di Foot, una serie che ci sembrava molto carino portare, ecco, e che si incentrerà sulle parate, sui gol e sulle prestazioni dei giocatori di Serie A. Andiamo a vedere però più nel dettaglio di che cosa stiamo parlando. Ogni settimana io personalmente, con l'aiuto di Andy o comunque di altri collaboratori, andrò a scegliere quello che secondo me sarà stato il miglior gol della Serie A, quella che secondo me sarà stata la miglior parata della Serie A o il miglior intervento come preferite, ed infine quella che sarà stata la migliore prestazione della Serie A. Ovviamente la scelta è del tutto soggettiva, si fermerà al massimo ai due pareri mio e di Andy, quindi non potete pretendere che abbracci il maggior consenso possibile, nel senso che io non posso essere d'accordo con gli altri 3.000, 3.100 iscritti del canale di Noi Malati di Foot, ma questo credo sia normale e comprensibile. Comunque, bando alle ciance, partiamo ovviamente con questa sorta di classifica. Si guadagnano le nostre card speciali disegnate da Aeronis, tre giocatori che mi hanno colpito molto. Allora, innanzitutto ho assegnato il miglior gol a Mauricio Pinilla e credo fosse assolutamente inevitabile. Quando parlavo del fatto che non tutti potessero essere d'accordo con le mie opinioni, credo che in questo caso invece si possa convenire che il gol di Pinilla è stato assolutamente il più spettacolare, il più difficile per coordinazione, davvero un gol tecnicamente perfetto, perché non so se avete notato, ma Pinilla in questa occasione non ha avuto nemmeno praticamente il tempo di coordinarsi, perché di solito quando si va a fare per l'appunto la rovesciata, chi è destro magari fa una sorta di bicicletta col piede sinistro in avanti e poi schiaccia la palla, quindi di rovesciata, con l'altro piede, quindi con il destro. Invece lui ha fatto praticamente tutto con il destro, direttamente in salto, è riuscito praticamente a imprimere una forza tale alla palla da spingerla in rete. Comunque gesto balistico, tecnico, davvero molto importante, molto bello da vedere, stilisticamente e tecnicamente perfetto. Secondo me è un giocatore a cui non mancherebbe nulla, forse solo la continuità, perché ha mezzi tecnici che pochi giocatori a mio avviso hanno, davvero un buonissimo giocatore. Quindi questa era la migliore rete della settimana. Come migliore prestazione ho scelto assolutamente quella effettuata da Eder ieri sera contro il Bologna. Devo dire, una partita abbastanza interessante dal punto di vista tecnico-tattico. Mi sono piaciute ambedue le squadre, c'è stato infatti un sostanziale equilibrio fin quando poi Rizzo non ha deciso di farsi espellere. Comunque, dicevo, ho scelto Eder perché in generale, e per un complesso di fattori più ampio, diciamo, mi sta convincendo, sta dimostrandosi un giocatore su cui la Sampdoria può effettivamente fare affidamento. Si sta dimostrando molto più continuo rispetto alla scorsa annata e questo è già tantissimo per un giocatore che di fatto è già arrivato alla metà e più dei gol che aveva siglato l'anno scorso. Grande prestazione ieri sera per lui, ha fatto vedere sprazzi di grande genio a mio avviso, assieme a Muriel, con cui forma secondo me una delle coppie più forti della Serie A e più tecnicamente valide. Non di secondo piano ovviamente il gol siglato da Eder proprio sul suggerimento di Muriel, gran passaggio infatti del colombiano che ha invitato il brasiliano a terminare a rete, gol che è arrivato abbastanza facilmente per uno che come Eder è dotato di grandissime doti tecniche. Passiamo all'ultimo punto e parliamo della miglior parata. Io
milanista, do la miglior parata in questa giornata di campionato, nella terza giornata di campionato, a Samir Handanovic. Handanovic che si è dimostrato assolutamente decisivo in più occasioni nel derby. Io molto oggettivamente affermo che secondo me la squadra che ha giocato meglio il derby è stata assolutamente il Milan, ma Handanovic è riuscito a tenere il risultato sullo 0-0 e poi è riuscito a permettere all'Inter di passare in vantaggio più e più volte. Prima con l'intervento su Luis Adriano, poi con l'intervento su Bacca, se non sbaglio, quindi si è dimostrato davvero un portiere molto molto valido. Comunque, il video finisce qui, io vi invito a lasciare un like, a condividere il video e di iscrivervi al canale, a ovviamente passare dalla pagina Facebook, che come sempre tra i link in descrizione, e vi invito a passare dal mio canale Buzz e dalla mia pagina Facebook, che ovviamente ha la medesima denominazione. Spero di essere riuscito a convincervi, questo è il mio primo video, però è solamente la prima volta, quindi vi chiedo di avere tempo, è sempre un qualcosa di nuovo per me, quindi vi chiedo di sostenermi e assieme al sostegno che darete a me, di darne dell'altro alla pagina Noi Malati di Foot, perché stiamo crescendo tantissimo e siamo una delle migliori community presenti in Italia. Noi ci vediamo alla prossima e ciao!